È doveroso anche ringraziare la famiglia Magliocca e la maestra Maria D'Agnese, che sono stati gentilissimi con noi, ci hanno sostenuto nella realizzazione di questa sala espositiva e poi intitolata al maestro Magliocca, e gli devo ringraziare, e tutti i soci si associano a ringraziarli di cuore per il loro sostegno morale e diciamo di incoraggiamento. Magliocca ha scritto tanto su Gaeta. Sì, è una cosa, è una, diciamo, una fonte di ispirazione per noi, perché io tra i primi libri su Gaeta che ho letto sono stati i suoi, e veramente mi hanno, perché lui parla della storia del popolo, delle tradizioni, del dialetto, della lingua. Lui è stato, io ho avuto la fortuna tanti anni fa di conoscere il maestro Magliocca, e mi spiegò la differenza che esiste tra il gaetano e il napoletano. Sì. Infatti mi disse che lui fece una ricerca apposita per diciamo identificare quelle parti delle espressioni popolari che sono derivate dal dialetto di Gaeta, che è diverso dal dialetto molto di Napoli. Ovviamente ci sono le influenze, le contaminazioni, però è così la realtà. Come nel nostro dialetto ci sono contaminazioni latine, spagnole, sì, francesi, per questo riflette, diciamo, americane, le denominazioni. Sì, ogni epoca ha lasciato qualche residuo. Ecco, i pomodori qua, i contadini li chiamavano tumac, sì. I semi dei cocomori wingle. Perché? Perché wingle, io a bordo c'avevo le tanghe della NAF, c'erano le wingle tank al centro e le settle tank a laterali. Le wingle erano in centro, i semi dei cocomori, no, dei militari. E come ci abbiamo parole latine provenienti dal latino, cry, distrae, tutte parole latine. Che ancora mantengono l'arcaicità della lingua latina. Almeno fino ai nostri padri si diceva. E questo, diciamo, è una fonte di ispirazione. Noi siamo aperti a tutti coloro che contribuiscono alla storia della nostra città e del nostro comprensorio. E quindi lo scopo dell'associazione appunto è quello di valorizzare ciò che abbiamo di prezioso, che dobbiamo non solo conservare, ma conservarlo soprattutto la memoria e le documentazioni per i vostri, che sappiano che Gaeta ha avuto una grande storia e ha una grande storia. Una grandissima storia. Da qui è passata la storia d'Italia. Sì, insomma. La storia d'Italia è passata di qua. Quella del regno delle due Sicilie, il regno di Napoli, d'Italia, sì. È passata da Gaeta. Sì, proprio di qua. E questo dovrebbe essere conosciuto meglio nelle nostre scuole. E Gaeta potrebbe avere un ritorno turistico da questo avvenimento. Noi... Come il dogma dell'Immacolata, sì. È nata a Gaeta. Esatto. L'unità d'Italia è passata da Gaeta. Sì. Noi dovremmo, diciamo, valorizzare molto di più questi eventi storici, e noi come associazione facciamo la nostra piccola parte per ricordare ogni tanto gli eventi storici. Ma vi date molto da fare, vi dico bravi. Grazie Antonio, grazie. Noi ringraziamo tutti coloro che ci sostengono, grazie.